14 giugno 2012, Monte Furgon, metri 2816, qui vediamo Enzo che si prepara gli attrezzi, eccolo lì, Alessandro è in quota d'arrivo, Sandro, e qui è il Monte Furgon, noi andremo al monte, come si chiama quello Enzo? Passeremo dalla muta prima. Quella lì è la muta? Per proseguire con il Gran Rock e per terminare in vetta al Grotto del Boucher. Allora, passeremo la Gran Muta per passare dal Gran Rock e terminare al Grotto del Boucher. Rock del Boucher. Se si riesce. Speriamo, non si sa. Allora, qui sono i valloni, qui è il Rock del Boucher, qui vedete tutte le cime. Ecco, vi faccio vedere un piccolo panorama, cominciano a salire un po' di nuvole, sta arrivando Alessandro, ecco qua. Io sono a posto, Penso. Mi sono già legato, devi fare? Avanti, saluti io. Saluti dal Monte Furgon, prima cima della gita. Ci sentiremo dopo in 2 ore e 15 dalla partenza, che era il paese di Alpe. Si chiamava dal Pont Terrible. Pont Terrible. A monte del Pont Terrible. Con 1000 metri di dislivello. Noi adesso andremo là e dopo. Guarda anche Alessandro. La tornante a quota 1880. Continuiamo, ecco, vi faccio una panoramica della discesa. Là c'è la cima del Furgon. Noi abbiamo fatto tutta questa discesa qui in corda doppia, con passaggi di terzo, quarto grado, niente da fare, è una cosa abbastanza difficile. Adesso proseguiremo per la punta muta, sì. Muta. Qui c'è Enzo, qui c'è Alessandro e qui ci sono io. Continua questa grandiosa gita alpinistica dopo il Furgon e tutti quei becchi che ci hanno sottigliato un po' il fiato. Siamo arrivati qui su questa punta muta, abbastanza impegnativa, vedete un po', con dei pendii ripidi, franosi, tutta un po' delicata, e da questa parte vediamo il Furgon, Rock del Boucher, che dovremmo fare per non arrivare, ma speriamo di rifarlo per non arrivare a mezzanotte a casa. Sul Gran Rock di... Qui gli artefici di questa gita, Enzo, Alessandro. Ecco qua la cima muta, siamo 5 ore che camminiamo dopo il Rock del Boucher. Ci vedremo poi sopra l'acqua, ma ecco, era lì. No, dopo il Furgon. Dopo il Furgon ci vedremo sopra il Rock del Boucher. Bravo. E questo a dopo. Punta muta, 3050. Corretto. Troppo legato. Quando i saluti dalla cima? Gran Rock. Gran Rock, 3121. Ci rimane il Gran del Boucher. A dopo. Ultima della serie di oggi. Continua la gita, la trasmissione. Qui siamo a Rock del Boucher, 3285, dice Enzo. Lì c'è Enzo, qui Alessandro. Là c'è la tutta la grande testa partendo a Monte Pont Terrible. Poi abbiamo fatto Mont Furgon, poi la discesa è punta muta, là dove c'è la neve, tutto per cresta la Gran Roche, per finire con Rock del Boucher. Vedete un po', ecco qui, Enzo, Alessandro, adesso dimmi un po' qualche cima, Enzo. Aspetta, aspetta. Allora, in primo piano la rognosa del Sestriere. Roccia del Rui. Ponte Platas, giro a destra. Giornalet. Poi andando di qua. Gran Cairan.
Punta Ramirez, andiamo di qua. Grande spettacolo. Gira, gira, gira. Comincio le nuvole, giriamo questo becco qua. Questo qui, quello becco lì. Ecco lì, è il Pic de Rochebrun. Il Pic de Rochebrun. Dando a destra, giriamo di qua. Massiccio del Delfinato. Il Davr. Chaberton. Il Monte Tabor, poi il Monte Tabor al fondo e là? Il gruppo della Vanoise. Vanoise. E via. Adesso Enzo mi fa... Vaggia. La Stella Cruz. 14, giusto? Sì. 14 giugno 2012, grande gita, ultima cima, Road del Boucher, 3285, dopo 8 ore di marcia, facendo tutto... È arrampicato. Quasi 9, 8 ore e mezzo, 9 di marcia, arrampicando. Saluto, alla prossima! Ciao! Fai l'inquadratura, Enzo! Questa qua? Arrivare qui dove sono... Elenca tutte le cime che abbiamo fatto per di qua, ti do, elencali te! La prima sarà... Morfurgon, la prima! Continuare poi, con la punta muta! La punta muta! Tutta in crescita, abbiamo riuscito! La Rock! E risaliti qui! Terrore del Boucher! Abbiamo fatto un integrale di tutta la cresta. Adesso dovremo scendere. Saluti e un arrivederci.